Un saluto cari amici di Xtreme Hardware, in questo video faremo l'unboxing di un NAS 4 Bay prodotto da Asustor, un NAS rivolto alle piccole e medie imprese. Parliamo dell'Asustor AS5004T, è un prodotto nuovo per quanto riguarda il nostro mercato. Ha un processore Intel Celeron dual core operante alla frequenza di 2,41 GHz, è corredato da 1 GB di RAM, abbiamo due porte Ethernet RJ45 con pieno supporto link aggregation, una porta HDMI che ci consente di collegare questo prodotto alla televisione e quindi godere dei nostri contenuti multimediali e film in alta definizione direttamente sulla televisione, ha un ricevitore infrarossi ed andiamo dunque a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete la recensione completa di questo prodotto con i test effettuati e il nostro giudizio finale. Vi chiedo di lasciare un commento se volete a questo video oppure comunque di iscrivervi al nostro di sottoscrivervi al nostro canale YouTube e sul nostro portale extremehardware.com. Andiamo dunque a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione. Bene, all'interno della confezione troviamo il nostro Asustor AS5004T ovviamente e una piccola scatoletta di cartone che ormai siamo abituati a vedere all'interno delle confezioni di Asustor. Apriamo dunque questa piccola scatola e troviamo al suo interno un CD della Asustor contenente i software per l'installazione del prodotto e per trovarlo online sulla rete tramite il software apposito. L'alimentatore di corrente del nostro NAS, il cavo Schuco per l'alimentatore, due cavi di rete RJ45, vi ricordo infatti che questo prodotto ha due porte LAN e il supporto link aggregation, le viti per i dischi da 3,5 pollici e da 2,5 pollici e infine un manuale, un quick manual multilingua del prodotto. Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio il nostro NAS. Allora, l'aspetto estetico è quello che abbiamo che conosciamo già e quindi che abbiamo già visto in altri NAS Asustor. Abbiamo i 4 bay frontali con apertura a molla con i tasti sui vari bay, abbiamo la scritta Asustor laterale con il tasto di accensione subito sotto la scritta, una porta USB 3 con tasto di copia veloce e qua sopra in questo caso non abbiamo lo schermo che è invece presente nella versione AS5104T e AS7004T. Il laterale è caratterizzato da dei fori che facilitano l'ingresso di aria fresca, spero che si vedano nel video, mentre sul lato opposto non troviamo assolutamente queste fori. Sul retro troviamo la grande ventola posta in estrazione per facilitare il raffreddamento dei dischi. Troviamo l'uscita audio SPDIF, la porta HDMI per collegare il prodotto ad una televisione, due porte SATA, due porte USB 2.0 con accanto una porta LAN RJ45, un'altra porta LAN RJ45 con altre due USB 3.0, il plug per l'alimentazione e il
l'immancabile Kensington Lock. Qua in alto trovate invece l'etichetta relativa alla garanzia al di sotto della quale c'è una vite che serve per aprire il prodotto. Ovviamente se aprite il prodotto e quindi rompete questo sigillo, la garanzia viene a mancare. Detto questo, vi lascio alla recensione completa che trovate appunto nella descrizione di questo video. Lasciate commenti, diteci cosa ne pensate di questo prodotto e dei prodotti ASUS Store in generale. Detto questo, per adesso è tutto. Da Angelo, dalla redazione di Xtreme Hardware, un saluto. Ciao ciao!